collaborazione con Valsugana, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Valle di Ledro, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte della 22esima puntata di S4, il talk show di Sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. 22esima puntata della nona edizione di questo talk show che da 9 anni ogni settimana vi parla appunto di sport e turismo. Quest'anno per il virus facciamo molti collegamenti via Skype. Nella prima parte abbiamo parlato con Diana Cominotti della Valle del Chiesi, Andrea Weiss della Val di Fassa. Ora andiamo a scoprire altre due bellezze importanti del Trentino. Nelle scorse puntate abbiamo parlato anche con l'assessore allo sport e del turismo, Roberto Faeloni, della provincia autonoma di Trento, e Maurizio Rossini, direttore di Trentino Marketing, che è la società che gestisce la parte turistica di questa regione italiana, che è all'avanguardia nel turismo. Lo dimostra anche la presenza di piccoli territori come questi che andiamo a scoprire, ma che sono delle vere chicche di eccellenza turistica, come la Valle di Ledro. E ne parliamo con la presidentessa dell'azienda per il turismo, Maria De Madonna. Grazie Maria di aver accettato il nostro invito. Maria, grazie. Com'è la situazione in Val di Ledro? Poi mi dirai come procede nella bellissima Valle di Ledro, e poi andiamo a Ponte di Legno Etonale, questa stazione sciistica che è al confine fra Lombardia ed il Trentino, con Michele Bertolini, che è il consigliere delegato appunto di questo territorio. Maria, allora, Valle di Ledro, questa valle sopra il lago di Garda, che domina il lago di Garda da una parte e dall'altra parte la Valle del Chiese. La Valle di Ledro famosa per il suo lago, ma non solo, no? Abbiamo detto di chicca di eccellenza turistica. Voi in effetti fate dei numeri importanti, non siete soffocati, tutti parlano del lago di Garda, ma diciamo che il lago di Ledro ha qualcosa in più rispetto al lago di Garda, no? Che è un po' la vostra forza, giusto? Certo, noi abbiamo degli spazi veramente bellissimi. E vorrei anche ricordare che abbiamo due riconoscimenti UNESCO, il nostro Museo delle Palafitte e la Biosfera UNESCO, che ci ha dato il riconoscimento proprio perché il nostro territorio ha saputo gestire bene il rapporto fra uomo e natura. E mi piacerebbe proprio far percepire alle persone che ci ascoltano che la primavera qua quest'anno è esplosa in una maniera fantastica. E la natura si è riappropriata del proprio territorio e ci presentiamo con un silenzio della natura, con dei suoni e con dei colori che sono una cosa meravigliosa. In effetti tu non le vedi, ma stanno scorrendo le immagini appunto del tuo bellissimo lago. Come si fa ad arrivare alla Valle di Ledro? Ecco, proprio questo è il Museo delle Palafitte, perché qui centinaia di migliaia di anni fa appunto era, diciamo, appunto l'uomo viveva anche, aveva già scoperto centinaia di migliaia di anni fa le bellezze del territorio. Questa è la, diciamo, la vecchia strada del Ponale, giusto? Quella che sale dal lago di Garda, che va appunto, arriva fino al lago di Ledro, che è uno dei sentieri con un panorama unico sul lago di Garda, ma che è nel territorio ledrense della Valle del Ledro. Qui vediamo proprio la cartina. Come si arriva nella Valle di Ledro? O con la mountain bike? In Valle di Ledro ci si arriva sia tramite la strada del Ponale a piedi o con la bicicletta, oppure in macchina dall'accesso dalla statale 240, proveniente sia per chi viene dal Veneto, sia per chi viene dalla Lombardia, o per chi viene dalla Lombardia anche dalla zona di Storo. Salendo da Storo trovano il lago d'Ampola, che è un biotopo bellissimo, e trovano la strada che porta a Tremalzo, dove abbiamo una località con degli endemismi, con i maggiori endemismi, una località dove in Europa penso è un unico punto dove c'è l'inanellamento delle specie degli uccelli in autunno, quindi chi frequenta la Valle di Ledro anche nei mesi di settembre, ottobre, novembre può godere di questa esperienza. Ci sono gli scienziati del museo che fanno questa attività e la spiegano a tutti gli ospiti che vengono in Valle di Ledro. Poi altre passeggiate sul fondovalle sono passeggiate culturali, perché abbiamo delle passeggiate come Ledro Land Art, dove ci sono delle opere che si fondono nella natura,
e lì si può godere dei suoni proprio della natura in maniera rilassante, silenziosa e tranquilla. Abbiamo altri percorsi, che è un percorso della Fata Gavardina, dove è stata riprodotta con delle opere in legno la storia di una fata che è vissuta in Val di Ledro molti secoli fa e che tutti noi ledrensi la ricordiamo con piacere. Per cui, e poi abbiamo il nostro lago di Ledro, dove ha delle insenature che sono veramente dei posti dove uno può andare senza incontrare nessuno e stare in tranquillità, farsi il bagno, prendere il sole, ascoltare anche solo il movimento dell'acqua o delle specie animali che frequentano il nostro lago. In effetti stanno proprio scorrendo le immagini del vostro lago, che lo possiamo dire è una chicca, no? Il lago di Garda forse troppo affollato, troppo frequentato, soprattutto da una clientela mitteleuropea, invece gli italiani giusti, quelli che capiscono di turismo e che sanno apprezzare il prodotto d'eccellenza, vengono alla Valle del Ledro. Possiamo fare un paragone, Garda è come Ibiza e il lago di Ledro è come Formentera, no? Adesso alle Baleari non ci si va di, è difficile andarci, no? Ma una volta la massa andava a Ibiza, l'eccellenza a Formentera. E diciamo Formentera, esatto. Anche da voi è la stessa cosa, no? La massa va sul lago di Garda. Noi la chiamiamo la Svizzera del Trentino, perché è una località che diciamo, può sembrare chiusa su se stessa, ma all'interno è uno spazio immenso dove la gente si perde e non incontra nessuno. Veramente è quello che serve in questo momento per poter ricominciare a vivere una vita normale, serena, dopo l'esperienza che abbiamo fatto tutti in questi ultimi mesi. Ok, grazie per questa presentazione e ci spostiamo di pochi chilometri, ritorna un amico delle nostre trasmissioni dopo il successo della scorsa settimana, ancora Michele Bertolini, il consigliere delegato Ponti di Legno Tonali, 100 km di piste d'inverno dall'Alta Val Camonica, Vezza d'Oglio, Temù, Ponti di Legno fino al Tolane, fino a Vermiglio nell'Alta Val di Sole, d'estate, d'inverno 100 km di piste da sci, d'estate, 500 km di sentieri e di camminamenti grazie alla Grande Guerra, sentieri che ora o sono diciamo, appunto dei camminamenti oppure usati per la bicicletta e mountain bike. Sì Floriano, sarà un anno in cui appunto stiamo sistemando, tirando a lucido tutti quelli che sono i nostri sentieri, perché sarà un anno in cui proprio alle persone piacerà perdersi nella natura, quindi stare ovviamente con l'adeguato distanziamento fisico e comunque godere appieno di quello che la natura può offrire. Quindi stiamo sistemando tutta quella che è la segnaletica, tutti i percorsi dei vari sentieri, insomma siamo pronti per partire. Tra il 20 apriranno i primi impianti di risalita per poi arrivare il 4 luglio con tutti gli impianti aperti, compresi quelli che salgono al Passo Paradiso e poi al Ghiacciaio del Presemo. Che c'era del Presena, qui vediamo il Tonale, insomma le praterie del Tonale danno di per sé quell'area di respiro e di grandi spazi dove ovviamente si può stare da soli, in piccoli gruppi. In questa estate io dico sempre che diventeranno molto importanti tutte quelle figure che sono gli accompagnatori di territorio, le guide alpine, che riusciranno a spiegare anche a piccoli gruppi cos'è la vera essenza della montagna. Qui vediamo invece nelle immagini tutta la segnaletica che abbiamo messo con la nostra Erika accompagnatrice, che quindi ci dà sempre una mano. Abbiamo il programma Adamello Card, che prevede tutta una serie di attività fatte a piccoli gruppi. Abbiamo circa 60 gite organizzate solo nel mese di agosto, quindi ce n'è per tutti, anche per stare distanziati quest'anno. Ricordo, la nostra è una località molto adatta sia per gli sportivi, a chi ama camminare, andare in bici, ma anche alle famiglie. Abbiamo una serie di parchi, dalla Val Sostine al Parco delle Marmotte in Valpiolo, a Valpione con il suo lago e ai laghetti di Vermiglio con i laghetti, dove si può stare ovviamente in natura, respirare aria buona e riprendersi da tutto questo, quello che è stato questo momento poco felice. Grazie Michele per questa bellissima presentazione. Torniamo nella Svizzera del Trentino, come dice la nostra Presidente, APT, siete diventati da quest'anno azienda per il turismo, eravate consorzio turistico e questo grazie
ai numeri ottimi che fa il vostro territorio. Come hai detto tu, la piccola Svizzera vuol dire che siete piccoli, ma c'è tutto. Grazie a questo lago e soprattutto alla vicinanza anche voi, diciamo, alla pianura, si sale dal lago di Garda o dalla provincia di Brescia verso Chiese per poi arrivare in questo paradiso, in questa chicca del turismo che fa numeri importanti. Sì. Parliamo di attività? Parliamo di attività, che cosa si può fare da voi? Abbiamo detto del lago, il lago, quindi tutte le attività acquatiche, canoa, triathlon, nuoto, anche tanta vela, perché avete un circolo velico con l'amica Camilla che è all'avanguardia, prima c'era la presidentessa Paola Mora, appunto, che ora è presidente del CONI di Trento, quindi attività acquatiche sul lago, ma non solo. Certo, allora si può fare canoa, vela, windsurf, si può fare quelle manifestazioni che l'anno scorso noi abbiamo realizzato in maniera importante, ha visto la presenza di tanti atleti. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di fare un triledro gara virtuale. Allora il triathlon, invece che essere praticato qua in Valle di Ledro, verrà fatto a distanza, e così i nostri atleti avranno comunque, non avranno saltato un anno di partecipazione e si ricorderanno della Valle di Ledro anche per una gara, anche se virtuale, una bellissima gara. E le strutture della Valle di Ledro mettono a disposizione anche dei regali importanti, per cui invito tutti quelli che ci hanno seguito e che sono venuti l'anno scorso a fare la gara fisicamente, quest'anno di farla in maniera virtuale per rimanere collegati con la Valle di Ledro. Abbiamo comunque le attività anche di canyoning, di parapendio, sempre con il rispetto della normativa attualmente in vigore, però i nostri soci si sono preparati e sono già pronti ad accogliere gli ospiti e a farli vivere l'esperienza che quest'anno, esperienze delle quali avremo ancora più bisogno quest'anno per rinforzarsi sia psicologicamente che fisicamente dopo 3 mesi di assoluto riposo, diciamo, forzato. In effetti vedere queste immagini che stanno scorrendo farà venire tantissima voglia agli amici telespettatori che dopo mesi di lockdown, dopo mesi appunto di stare chiusi nelle case che non hanno chiaramente questi panorami, non hanno chiaramente queste possibilità, sicuramente l'estate sarà una bella estate, ci sarà poca voglia di viaggiare all'estero, poca voglia di prendere l'aereo, di viaggiare per nave, di prendere i treni, ma... venire in macchina alla bellissima Valle di Ledro è facile, delle settimane corte, dei long weekend, anche periodi brevi per scoprire le bellezze, portarsi la mountain bike o noleggiare l'e-bike e poi farsi la Ponale che parte da Riva, arriva fino al Lago di Ledro, che è uno, se non sbaglio, è uno dei sentieri più belli d'Europa, era stato nominato, no? Questo... Sì, è stato nominato uno dei sentieri più belli d'Europa. Ed è veramente particolare, poi adesso è anche sempre ben curato in quanto c'è la possibilità di frequentarlo con la bicicletta in sicurezza e i pedoni anche. Abbiamo un po' giocato sul fatto di dare sicurezza sia a chi ama il trekking che a chi ama la bike. E poi si sale e si arriva su questo bellissimo panorama che vediamo, il lago di Ledro con le sue offerte, come ha detto la nostra presidente, di sport acquatici, ma soprattutto di trekking. E poi ci sono anche delle vallate laterali, giusto? Perché certo, abbiamo la bellissima Val Concei che in questo periodo chi la frequenta trova cervi e caprioli che vanno a spasso come fosse casa loro, in effetti è ritornata a casa loro. In effetti, 3 mesi dove l'uomo non poteva muoversi, la natura, se anche l'orso, no, che si è avvicinato, che è sceso, sì, cervi, sì, caprioli, insomma, che quindi hanno approfittato di questa mancanza dell'uomo e adesso i primi che arrivano hanno la possibilità di vederli da vicino. Esatto, vederli da vicino, in tutta tranquillità. Naturalmente sappiamo che l'orso ha paura dell'uomo, quindi sarà difficile incontrarlo durante le passeggiate, ma... sarà facile incontrare invece tutti gli animali che frequentano il nostro bosco, a partire dalle specie di uccelli, dai caprioli, cervi, tutto quello che nella nostra valle vive in maniera tranquilla. Ma e poi invece veramente... fate anche una corsa in montagna, stanno proprio scorrendo le immagini di questa corsa in montagna, sono le immagini 2019, quest'anno non si può correre, con un panorama bellissimo che vediamo proprio sullo sfondo, il lago, e noi siamo verso Trento, verso l'alto. Che montagna è questa?
Cimadoro e Cima Paris. È la Sky Race che anche quest'anno abbiamo visto alcuni frequentatori della gara dell'anno scorso che sono venuti, si sono fatti in solitario non partecipando a una gara. E c'è una bellissima croce in alto, che croce è? Sì, la croce di Cimadoro che è stata messa dagli abitanti di Molina in ricordo di chi una volta andava a frequentare quella montagna per lavorarci, perché una volta i ledrenzi tagliavano l'erba anche a quelle altezze. Quindi è stato un po' un ricordo di quello che veniva fatto nel passato. E queste sono cose che fanno piacere, perché non perdete le vostre tradizioni, non perdete le vostre radici. È questo che ha bisogno il turista, diciamo, metropolitano, venire in un bel territorio come il Trentino e riscoprire, diciamo, queste cose che fanno parte della nostra cultura, della nostra storia. Storia che è anche un argomento di battaglia e vincente per la Damello Schino. Ricordiamo, l'Alta Val Camonica era Lombardia, era Italia, il Tonale con la Val di Sole era Austria oltre 100 anni fa. Adesso anche voi avete il vostro museo della a Vermiglio, dove tu sei vice sindaco, avete questo bellissimo museo e non solo, giusto Michele? Sì, diciamo che sono presenti tracce di quello che sono stati, insomma, gli avvenimenti relativi alla Prima Guerra Mondiale su tutto il territorio. Abbiamo un bellissimo museo a Vermiglio, un altro altrettanto bello a Temù, abbiamo tutte le fortificazioni, tra cui Forte Strino è stato trasformato da qualche anno in un museo, molto bello, sicuramente da visitare. In cima al Passo Paradiso abbiamo poi la galleria Suoni e Voci della Grande Guerra, che è un allestimento multimediale con esposti dei reperti trovati nei pressi del ghiacciaio Presena e poi tutta una serie di voci, scritti, racconti legati a quello che succedeva, insomma, in quella che viene chiamata la Guerra Bianca e quindi che si è svolta su quelle che sono le nostre montagne, proprio qui adesso vediamo Passo Paradiso, insomma era il confine austro-ungarico e quindi diciamo che c'è una bella fetta della nostra storia in questi luoghi. In effetti fa specie vederlo così, perché no, questo è il famoso Passo Paradiso, lo vedete, diciamo il rifugio proprio al passo, in fondo c'è il Tonale 1800 metri, 2500 metri il Passo Paradiso e poi la cabinovia nuova che porta, una volta c'era una seggiovia, che porta fino al Presena. D'inverno qui è metri di neve e poi in cima c'è il famoso ghiacciaio Presena che cercate di preservare, giusto Michele? Sì, diciamo che adesso in questi giorni c'è ancora un bel po' di neve, stiamo coprendo quello che è il ghiacciaio del Presena con i teli, finiremo per fine di questo mese, sarà tutto coperto in modo da cercare di preservarlo il più possibile. È tutto un progetto sperimentale fatto insieme all'Università di Trento, all'Università di Milano per capire per preservare quello che è diventato uno dei più bassi ultimi ghiacciai europei e cercare insomma di capire quale futuro anche per il nostro territorio, per i ghiacciai italiani. Da qui poi si parte, queste immagini sono bellissime, raccontano quella che è secondo me una delle più belle ferrate delle Alpi, la ferrata del Sentiero dei Fiori, che anche qui passa e attraversa alcuni punti che sono state alcune fortificazioni della Grande Guerra e poi in uno spettacolare via ferrata con questi magnifici ponti appesi sul vuoto si può fare un'esperienza sicuramente fino a dove arriva importante. Questa? Bella questa, da dove parte questa? Da dove arriva? Questa è la... Allora si può prendere, ovviamente adesso si può prendere in doppia direzione sia dal Paradiso, dalla Capanna Presena oppure da in cima che è più facile, quindi si può salire in cima all'impianto del Presena e poi fare un breve sentiero e prenderlo nell'altra direzione. Sono sempre molte persone che lo fanno, è un itinerario molto particolare di cui andiamo molto fieri, quindi oltre a questo tantissimi percorsi sulle nostre montagne, ricordavo, ci sono tantissimi sentieri che possono essere adatti più sul fondovalle anche per i più piccoli, mentre poi ci si può avventurare per chi lo vuole accompagnato dalle guide alpine verso fare anche delle vie alpinistiche più importanti. Abbiamo la Damello, abbiamo la Presanella, quindi montagne anche che hanno un significato storico alpinistico. Grazie Michele. Ledro, Valle di Ledro, allora hai presentato le offerte outdoor, le offerte acquatiche, ma anche da voi la storia non manca, perché lì un certo Garibaldi 150 anni fa, 1866, un po' di più, a Bezzecca, che è una bellissima località della vostra valle, rispose il famoso obbedisco quando voleva attaccare, giusto, liberare Trento, cosa che poi successe nel 1918 con la Prima Guerra Mondiale. Quindi anche voi come storia, come enogastronomia, si mangia bene, outdoor e non solo.
Sì, anche la storia è una parte importante per l'offerta che abbiamo per i nostri turisti. Allora, il Museo delle Palafitte è aperto la settimana scorsa e sta organizzando le attività per l'estate, naturalmente sempre con il rispetto delle norme, e è per ribadire che proprio le attività ci saranno anche quest'estate. Sempre il personale del Museo delle Palafitte gestisce anche il Museo Garibaldino e anche le visite guidate al Colle Santo Stefano, dove si possono visitare i luoghi dove si è svolta la battaglia. Abbiamo anche noi dei percorsi della Grande Guerra che sono fruibili sia a piedi che con le bike, perché noi eravamo una zona di confine tra l'Italia e l'Austria e siamo stati toccati anche noi dalla Grande Guerra. Ma quello che fa il Museo delle Palafitte di Ledro è un'attività dedicata in modo particolare ai bambini, quindi un'offerta per le famiglie importante, ma anche gli adulti che vogliono conoscere cos'era la preistoria e cos'era la preistoria in Valle di Ledro. Quindi passare una giornata al Museo delle Palafitte sicuramente è un ritorno al passato e conoscere chi ci ha preceduto e che ci ha lasciato poi questo ben di Dio in questa zona. E infatti il ben di Dio lo dimostrano queste immagini, perché vediamo l'immagine del Ponale. Una volta si passava solo su questa strada per arrivare al lago di Ledro, giusto? Adesso c'è un bellissimo tunnel che taglia in 5 minuti dal Garda, sei su con le macchine, ma come si faceva una volta a muoversi lungo questa strada che vediamo ora in questo momento? Ah beh, se partiamo ancora prima che venisse fatta quella strada, c'era una mulattiera e attualmente c'è ancora il porto sul lago di Garda, perché la Valle di Ledro ha anche un pezzo del lago di Garda, e salivano con i muli, arrivavano le barche, scaricavano, salivano con i muli. Poi il signor Ciso, un nostro ingegnere della Valle di Ledro, ha ideato la strada del Ponale e all'inizio salivano solo con i carri, ma poi piano piano anche i camion hanno cominciato a salire e fino al 1989 tutti noi della Valle siamo andati a scuola e a lavorare a Riva del Garda con le nostre macchine, e la mattina quando si scendeva era veramente una cosa che ti apriva il cuore. Immagino vedere un panorama del genere. Grazie Maria, sei stata veramente persuasiva. Spero che Ledro continui la sua incremento turistico. È partita da poco, ma a giro di pochi anni da consorzio turistico è diventata azienda per il turismo proprio per i grandi numeri che sta facendo nel mercato del turismo e soprattutto col turismo italiano, perché gli italiani hanno l'occhio lungo, sanno scoprire i posti giusti. La Valle di Ledro sicuramente è una di queste zone più importanti del Trentino e della nostra Italia dal punto di vista turistico, perché abbiamo visto c'è di tutto: storia, cultura, enogastronomia, sport e natura. Grazie Maria, maggiori informazioni sul sito della PT com'è? www.valledilegro.com. Vi aspettiamo a braccia aperte. Vi aspettiamo e verremo. Noi ci vediamo il 23 appunto per fare uno speciale televisivo. Salutami il tuo direttore Stefano e l'amico Diego, che ti dà una grande mano nella promozione di questo territorio. Nel giro di pochi anni siete diventati fra i più bravi del Trentino. E poi l'amico Michele Bertolini. In bocca al lupo a te e a tutti gli amici del Tonale e gli amici dalignesi e solandri della Val di Sole e di Ponte di Legno. Saluti alla Marianna. Maggiori informazioni sul sito, Michele? www.pontedilegnotonale.com e sui nostri social, quindi vi aspettiamo numerosi nei nostri alberghi che si sono preparati insomma per fare una grande stagione. Grazie a voi, grazie agli amici trentini, grazie a Christian, grazie a Thomas e a Gabriele per l'assistenza tecnica. Questa era la 22esima ed ultima puntata di S4, il talk show di sportador.tv, la multipiattaforma TV e web dedicata allo sport e al turismo. Vi abbiamo accompagnato ogni settimana da gennaio sino a giugno, anche durante i 3 mesi del lockdown e del blackout per il virus. Vi abbiamo parlato di sport e di turismo. Ora è il momento di godersi le meritate vacanze per voi e anche per noi. Maggiori informazioni le potete avere su tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv, che appunto vedete tutte le puntate e tutte le informazioni
su questa multipiattaforma tutta dedicata di web e televisione dedicata allo sport e al turismo. Grazie ancora, noi ci vediamo con le altre trasmissioni, Art Track per il periodo estivo, Blu Sport per gli sport acquatici, Mondo Crociera per le crociere e poi d'inverno Ski Magazine, tutto dedicato alla montagna, alla neve e agli sport invernali. Tutte trasmissioni racchiuse sotto sportador.tv. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Omoboni e grazie come sempre per averci seguito. Cosa faccio a Spezia? A Spezia? A Spezia faccio cose, vedo gente. Parola di Dario Vergassola. Salice, fatti di sport. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. La bellezza ti circonda e l'energia si libera. Cammina e pedala sui sentieri piemontesi. Le montagne, i laghi e le colline del Piemonte ti aspettano. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. In collaborazione con Val di Fiemme, Ponte di Legno, Tonale, Valle del Chiese, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena.